Apriamo con l'ampia pagina dedicata alla cronaca, il nostro telegiornale a Caricati. Non si arresta il dilagante fenomeno dei furti. Due i colpi messi a segno da ignoti malviventi nel corso della nottata appena trascorsa. In entrambi i casi si tratta di attività commerciali che operano nella nostra città. Il primo è stato perpetrato ai danni di un deposito di materiale per l'edilizia, sito in via Monsignor Ficarra, lungo la strada che porta a Naro. Ignoti, dopo essere penetrati all'interno dell'attività commerciale, sono impadroniti di una cesoia, due martelletti e di un cassetto al cui interno c'erano diverse monete per un valore complessivo di 50 euro. Più rilevante invece il valore del secondo furto, che dalle prime stime dovrebbe superare i 40.000 euro. I ladri infatti hanno preso di mira l'autosalone di proprietà della ditta Caramannello, sito in contrada Marrone, a pochi passi dalla statale 122, meglio conosciuta come Variante. Dopo essere entrati nell'area di parcheggio si sono impadroniti di ben 5 autovetture di varia marca, modello e cilindrata. In entrambi gli episodi a fare la scoperta sono stati questa mattina i titolari alla riapertura delle loro attività. Alle vittime altro non è rimasto da fare che allertare gli agenti del nucleo volanti del commissariato di pubblica sicurezza di Caricati, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori dei due furti. Nuovo rinvio dell'udienza preliminare relativa alla vicenda di Liborio Italiano, il pensionato novantenne di Burgio, comune in provincia di Agrigento, morto in seguito ad una rapina per cui sono stati condannati con rito abbreviato i rumeni Adrian Ciubotario, 25 anni, e Mia Catalin Simon, di 23, entrambi puniti con 18 anni di reclusione. Il procedimento vede coinvolta Francesca Dina Iacobelli, 27 anni, una donna che frequentava saltuariamente la casa del pensionato di Burgio e che secondo l'accusa avrebbe fornito indicazioni ai due per compiere la rapina. Per la giovane si profila un patteggiamento. I carabinieri del NOE di Palermo hanno sequestrato il depuratore di Favara gestito dalla società Girgenti Acque, che si occupa in quasi tutta la provincia di Agrigento del servizio di distribuzione idrica e depurazione. Il provvedimento adottato si inserisce in un contesto di delicata indagine riguardante ipotesi di inquinamento e la depurazione, state vedendo nella foto l'impianto del CoE di Favara, fa riferimento ad un dato specifico. Una parte dei reflui va a finire nel mare di Cannatello. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento, Silvia Bandi, dopo una serie di attività investigative dei militari dell'Arma, con controlli effettuati anche dall'ASP e dall'Agenzia per l'Ambiente della Regione Sicilia, è arrivata ad un punto focale con il sequestro del malandato depuratore. Il TAR di Palermo, seconda sezione, con 4 diverse pronunce emesse a definizione dei relativi giudizi di ottemperanza, ha ordinato al Ministero della Salute di pagare complessivamente oltre 1.800.000 euro in favore di 4 diversi soggetti danneggiati da sangue infetto. 3 di questi sono agrigentini, mentre c'è anche una donna di Trapani, tutti assistiti dagli avvocati Angelo Farrugia e Annalisa Russello del Foro di Agrigento. Il Ministero, su ordine del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, dovrà pagare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. In mancanza, oltre ad una penale stabilita in una somma da pagare per ogni giorno di ritardo, a far eseguire il pagamento vi provvederà il prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, a tal uopo già nominato come commissario ad acta. Mentre cercava di uccidere la fidanzata con 18 coltellate dopo un rapporto sessuale avvenuto all'interno del cimitero di Ribera, era capace di intendere e di volere. È quanto ha stabilito la perizia disposta dalla Corte d'Appello di Palermo su Gianfranco Termine, è finito in carcere nel gennaio 2013 per tentato omicidio. Il giovane 24enne avrebbe messo in atto una condotta impulsiva determinata da una spinta emotiva. La sua fidanzata infatti gli confessò davanti alla tomba di un loro amico comune di averlo tradito con il defunto. Da qui la reazione d'impeto che però, secondo i periti Maurizio Marguglio e Marineri, non ha influito sulla capacità di intendere e di volere. La ragazza, ai tempi dei fatti minorenne, si è salvata grazie all'intervento di due visitatrici al cimitero. Non ha riportato danni permanenti. Il suo fidanzato l'ha colpita al viso, alle braccia e al collo. A scegliere quel posto per un incontro d'amore era
era stato proprio Gianfranco Termini, difeso dall'avvocato Serafino Mazzotta. Mi pento di quanto ho fatto, la amavo con tutto me stesso, lei mi aveva tradito con gli amici e questo proprio non lo sopportavo. Termini in primo grado è stato condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione. Dopo i presidi cambiamo per un attimo argomento e di sit-in si sposta la protesta degli operai dell'indotto Eni di Gela, infatti approdata davanti agli uffici della prefettura di Caltanissetta. Torniamo alla cronaca dopo gli episodi di vandalismo dei giorni scorsi dove una dozzina di autovetture furono danneggiate in via Manzoni, Calligratide ed Esseneto, c'è purtroppo da registrare l'azione imperterrita dei delinquenti del delinquente che ha vandalizzato oltre 10 automobili parcheggiate sempre tra via Manzoni e via Esseneto ad Agrigento. Questa volta il delinquente si è accaduto contro 10 vetture rompendo i vetri dei lunotti delle stesse. Dei frammenti di marmo sarebbero stati trovati sui cofani, indagini in corso per identificare gli autori o l'autore del vile gesto. La Procura della Repubblica di Agrigento ha notificato la conclusione delle indagini a 32 persone coinvolte in un'inchiesta su un presunto spaccio di droga tra Porto Empedoche e Real Monte che vede al centro dell'attenzione empedoclini, agrigentini e licatesi. I destinatari dei provvedimenti sono Stefano Albanese, Giuseppe Angagrossa, Libertino Arrigo, Alessio Bonsignore, James Burgio, Antonino Caruana, Dario Cavaleri, Paolo Ceraulo, Calogero Colombo, Federico Salvatore Fiorica, Giuseppe Gagliano, Francesco Marco Guarraci, Daniele Lamarca, Francesco Lobello, Alessandro Iacolo, Gianluca Iacolo, Luigi Luparello, Gino Mendola, Aimen Merdassi, Giuseppe Messina, Antonio Monachino, Salvatore Noto, Federica Patti, Samuele Principato, Elena Puma, Giuseppe Romeo, Vincenzo Sardo Catalano, Salvatore Spalma, Filippo Vella, Giuseppe Zambito e Giovanni Zambuto. L'inchiesta è stata condotta dalla Procura della Repubblica di Agrigento e dai Carabinieri di Real Monte tra il 2014 e il 2015. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Agrigento, unitamente a personale della Polizia di Stato, della Questura, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Palermo per il reato di rapina in concorso 3 minorenni, tutti ospiti in una struttura di accoglienza della Città dei Templi. Immediate attività di indagine, svolte in sinergia dalle forze di polizia, hanno portato alla individuazione degli autori di una rapina avvenuta la sera dell'11 febbraio scorso in via Pirandello e perpetrata ai danni di un minore agrigentino al quale i malviventi, dopo averlo prima trascinato e poi strattonato, si sono fatti consegnare alla vittima il proprio giubbotto e il cellulare marca Asus Zenfone 2 privo di SIM card. Parte della refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario, mentre i 3 ragazzi sono stati affidati ad altrettante comunità per minori ubicate in provincia di Agrigento. Nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dal commissariato di Gela, supportata da personale del reparto prevenzione e crimine di Palermo, a seguito di precise direttive impartite dal questore di Caltanissetta Bruno Megale, nel pomeriggio di ieri sono stati tratti in arresto 3 pregiudicati gelesi, resisi responsabili di reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Nello specifico, personale del reparto prevenzione e crimine del capoluogo siciliano traeva in arresto in flagranza di reato Giuseppe Simone Morello, 21 anni di Gela, poiché trovato in possesso di 10 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nella circostanza, state vedendo nella foto, nella circostanza veniva denunciato a piede libero in qualità di correo OE, 24 anni, anche lui di Gela, poiché sorpreso a bordo di un'autovettura che transitando in via Mara alla vista della pattuglia tentava di eludere il controllo. Dopo un breve inseguimento venivano raggiunti e sottoposti a perquisizione sia personale che del mezzo, rinvenendo all'interno di una tracolla posta nel sedile posteriore dell'auto lo stupefacente già confezionato con il cellofan. Come disposto al pubblico ministero di turno, l'autoressa Lara Seccacini, il Morello veniva posto agli arresti domiciliari. Per la cronaca, il Morello era già stato raggiunto il 27 dicembre dal 2015 da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione Parenti Serpenti. Alle 2 di questa mattina invece personale della squadra volante in servizio di prevenzione e controllo del territorio ha tratto in arresto nella flagranza di reato di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate i grimaldelli nonché lesioni personali Samuele Palmeri, 21 anni di Gela, ha resosi responsabile del tentato furto di una moto Ape che era parcheggiata all'interno dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela di proprietà della stessa. Il Palmeri, essendo stato notato da personale della vigilanza privata in servizio per
tentativo di dileguarsi, colpiva ripetutamente la guardia giurata in servizio di vigilanza, che nel frattempo aveva allertato il commissariato, provocandogli lesioni guaribili in 15 giorni al fine di evitare l'arresto. Il personale del 113 prontamente intervenuto individuava e bloccava il pregiudicato, che veniva tratto in arresto. Anche quest'ultimo, come disposto dal pubblico ministero di turno, titolare delle indagini, dottoressa Lara Seccacini, veniva posto agli arresti domiciliari. Nel corso dell'attività sono stati individuati due soggetti genesi ritenuti complici dell'arrestato, che sono stati denunciati a piede libero per lo stesso reato. Infine è stato tratto in arresto Mario Luca Anzaldi, 39 anni, di Gela, in esecuzione dell'ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva a seguito alla cessazione della detenzione domiciliare per sopravvenuto nuovo titolo esecutivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Gela, ufficio esecuzioni penali, poiché dovrà espiare la pena in carcere di 2 anni e 10 mesi di reclusione in quanto colpevole del reato di furto aggravato e ricettazione. Al fine di alleggerire il carico di lavoro nei tribunali, da una settimana è entrata in vigore la depenalizzazione di 41 reati. Vediamo quali sono in questo servizio. Schianto lungo la strada statale 115 Gela-Licata all'altezza del tratto che immette alla zona industriale di Butera. Almeno un mezzo pesante, verosimilmente un camion, è rimasto coinvolto. Ferita una donna trasferita all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. A causa dell'incidente sono formate lunghe code mentre il traffico è stato deviato. Tra i mezzi coinvolti nell'incidente ci sarebbe anche un secondo camion. Un incidente anche sulla Gela-Catania, probabilmente legato all'asfalto, reso viscido dalla pioggia. Chiuso per furto da diversi giorni, i titolari di una stazione di servizio lungo la statale 117 bis Gela-Catania non riescono più a riprendere l'attività. I ladri del rame infatti sono entrati in azione portando via circa 5 km di cavi che peraltro servivano ad alimentare gli impianti della stazione di servizio Eni. Quindi niente energia elettrica e niente distribuzione del carburante con tutte le conseguenze economiche che ne derivano. I titolari colpiti dal raid hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri del reparto territoriale. Chi ha agito l'avrebbe fatto di notte e in poche ore sarebbe stato in grado di portare via una grande quantità di rame, probabilmente destinato al fiorente mercato nero. La stazione di servizio però ha dovuto fermare qualsiasi attività, i titolari non hanno potuto fare altro che affiggere delle comunicazioni, erogazione ferma per mancanza di energia, si legge in uno dei fogli collocati appositamente per informare gli eventuali clienti. I titolari colpiti dal maxi furto hanno già scelto di rivolgersi all'avvocato Tommaso Vespo per cercare di sbloccare l'intera vicenda. Di certo i furti lungo la 117 Gela-Catania, a pochi chilometri all'ingresso della città, proseguono senza troppe soste. Tratteneva una parte dello stipendio dovuto ad uno dei suoi dipendenti senza però destinarla a quanto previsto da una sentenza pronunciata dai giudici. Un ammanco totale di circa 30.000 euro costato la condanna a 4 mesi di reclusione con pena sospesa all'imprenditore Luca C. L'imputato, già titolare insieme ad altri soci di una delle aziende impegnate in passato nel servizio di raccolta rifiuti a Gela, doveva rispondere di appropriazione indebita. A denunciare tutto fu una donna alla quale il dipendente dell'imprenditore avrebbe dovuto mensilmente versare una somma a titolo di risarcimento danni stabilita a conclusione di un procedimento penale. Le somme però non sono mai arrivate tra le mani della stessa donna che per questa ragione si è costituita parte civile. Fino ad oggi non ha mai ricevuto i soldi dovuti. In base alle accuse mosse dai magistrati e alla procura doveva essere l'imprenditore a trattenere le somme dallo stipendio mensile del suo dipendente e a girarle sui conti della donna. In realtà, almeno stando alle accuse, tutto ciò non si sarebbe mai verificato. I soldi sarebbero rimasti nelle casse dell'azienda. Il detto di condanna con cui è stata riconosciuta in favore della donna una provvisionale proprio da 30.000 euro è stata pronunciata dal giudice Mari Camarino, mentre il pubblico ministero Tiziana Di Pietro ha chiesto la condanna dell'imprenditore ad 1 anno di reclusione. Cambiamo di nuovo argomento, la Sicilia versa all'Europa oltre 2 milioni di euro per non aver messo in regola 11 discariche siciliane. Minacciava di morte e diffamava il collaboratore dell'AGI e direttore della spia.it Paolo Burrometi. La squadra mobile di Ragusa e il commissario di Vittoria hanno arrestato ancora una volta il pluripregiudicato Gian Battista Ventura, l'uomo fratello di Filippo Ventura, considerato dalla Direzione Nazionale Antimafia come il capomafia di Vittoria, è stato già in passato condannato per omicidio, associazione per delinquere, traffico di droga, rapina, porto illegale di armi e deve scontare una pena in carcere. State vedendo nella foto, considerato la spiccata potenzialità criminale, al termine della pena andrà in una colonia agricola.
Se la pratica di sanatoria per la casa del sindaco di Bagheria non è stata ancora perfezionata, vuol dire che il contenzioso è ancora aperto e che quindi c'è a carico del primo cittadino dei 5 Stelle una procedura amministrativa ancora in corso. Se è così, la Regione dovrebbe verificare se sussistono i motivi di decadenza del sindaco per incompatibilità, così come sembra prevedere il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 31 del 1986, che parla proprio di incompatibilità per gli amministratori che hanno procedimenti civili o amministrativi in corso. Verificare non costa nulla. Il fatto che nessuno dei 90 deputati regionali all'ARS, a partire dal Movimento 5 Stelle, che fonda la sua esistenza sul rispetto delle leggi, non ha prodotto neppure uno straccio di interrogazione o semplicemente una richiesta di chiarimenti, risulta francamente incomprensibile. Evacuato uno stabile in via Garibaldi, nel centro storico di Agrigento, la tarda serata di ieri i residenti hanno allertato la polizia per la paura di un cedimento dell'abitazione regolarmente occupata, ormai vecchia e fatiscente. Una situazione, quella dell'instabilità, che interessa diverse altre case della zona antica della città, molte delle quali sono abbandonate alle intemperie. Gli abitanti della struttura sono stati fatti uscire per evitare qualunque rischio provocato da un eventuale cedimento strutturale e l'area intorno è stata messa in sicurezza. Ai carabinieri hanno raccontato che la loro bambina di 16 mesi è raccolta da un marciapiede e poi ingerito i residui di una sigaretta artigianale. Sta di fatto che la piccola è arrivata al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Cervello di Palermo in preda ad un malore. Per i medici si tratta di una sospetta ingestione di sostanza stupefacente, hanno avvertito i carabinieri. I militari hanno perquisito l'appartamento della coppia, già pregiudicata per reati contro il patrimonio, ma non sono state trovate tracce di sostanze stupefacenti né di sigarette. Il loro racconto però è al vaglio degli investigatori. La bambina, giudicata in buone condizioni generali, si trova in osservazione nel reparto di pediatria e non è in pericolo di vita. I fratelli Cutaia sono proprietari di appezzamenti di terreno siti in contrada Pizzillo, nel comune di Palma di Montechiaro, oggetto di procedure espropriative da parte del comune della città del Gattopardo per la realizzazione dei lavori di risanamento e riqualificazione urbana, nonché per la realizzazione di un programma costruttivo di 25 alloggi nell'ambito del contratto di quartiere. Le procedure espropriative, il Comune poneva in essere atti inficiati da illegittimità, sicché i fratelli Cutaia proponevano ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia con il patrocinio dell'avvocato Girolamo Rubino contro il Comune di Palma di Montechiaro per chiedere o la restituzione dei terreni o il risarcimento dei danni con condanna del Comune al pagamento delle spese processuali. In particolare l'avvocato Rubino ha sostenuto che non essendo validamente intervenuto un provvedimento di esproprio ai proprietari, va riconosciuto il diritto di ottenere la restituzione dei beni, ovvero in caso di impossibilità di ottenere la reintegrazione in forma specifica e il risarcimento del danno, citando numerosi precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato. Si è costituito in giudizio il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Calafiore, per chiedere il rigetto del ricorso. Il TAR Sicilia Palermo, sezione terza, presidente Nicola Maisano, condividendo le censure formulate dall'avvocato Rubino, ha accolto il ricorso, assegnando al Comune di Palma di Montechiaro un termine di 60 giorni per disporre o l'acquisizione in sanatoria dei beni, liquidando ai ricorrenti il valore venale dei beni aumentato del 10% a titolo di ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato, o la restituzione dei fondi ai proprietari. Terremoto nel Partito Democratico di Favara. Il comitato infatti ha deciso di congelare le tessere del partito richieste dal sindaco Rosario Manganella, dall'assessore Sara Chianetti e da due consiglieri comunali. È stato discusso ieri pomeriggio in Commissione Affari Istituzionali della Regione Sicilia l'emendamento riguardante la possibilità di candidarsi per la terza volta da parte dei sindaci che hanno già amministrato per due legislature consecutive. Alla fine della votazione la Commissione ha votato negativamente l'emendamento che prevedeva la possibilità di una terza candidatura per i sindaci uscenti. Alla luce di queste importanti novità, il sindaco di Canicati Vincenzo Corvo rimane escluso dalla possibilità di riproporsi come amministratore della nostra città. Stessa sorte anche per il sindaco di Favara, Rosario Manganella. È seduta l'AMPO all'Assemblea regionale siciliana, a Sala d'Ercole avrebbe dovuto approdare ieri la legge di stabilità, ma il testo, composto da 66 articoli, è ancora all'esame della Commissione Bilancio. È una manovra complessa che richiede un esame attento, ha detto il Presidente della Seconda Commissione Vincenzo Vinciullo, intervenendo in aula. L'altro ieri l'assessore Baccei era impegnato a Roma, mentre i lavori della Commissione proseguiranno a oltranza per licenziare il testo tra oggi e domani mattina. La seduta è stata rinviata a martedì prossimo alle 16. I lavori proseguiranno ininterrottamente, ha detto il Presidente di turno Antonio Venturino, per consentire l'approvazione della finanziaria entro il 29 febbraio.
La Commissione Sanità all'ASL sta portando avanti un lavoro prezioso di controllo e verifica, ma credo che la politica debba abituarsi a restare fuori dalle scelte prettamente sanitarie e a usare sempre toni moderati e rispettosi. Lo dice Alice Anselmo, presidente del gruppo PD all'ASL. La disastrosa situazione finanziaria in cui versa il comune di Porto Empedocle, che vede i dipendenti del comune Marinaro manifestare per aver riconosciuto il diritto allo stipendio che non percepiscono da mesi, è chiaramente frutto delle amministrazioni scellerate degli anni passati, il cui operato ha evidentemente causato danni, speriamo non irreversibili. Ci rivolgiamo alla sensibilità di tutte le autorità competenti affinché si attivino e il più celermente possibile in modo da arrivare alla positiva soluzione della vicenda. Il Movimento Fare si schiera al fianco dei lavoratori e si impegna a promuovere ogni azione possibile anche in sede parlamentare attraverso la propria deputazione affinché venga restituita immediatamente dignità ai dipendenti del comune di Porto Empedocle e alle loro famiglie. Si chiama Uniti per Caricati il simbolo presentato ufficialmente stamane che sarà in asti di partenza delle prossime elezioni amministrative. L'intervista con Enzo Di Natale. Siamo ormai prossimi alle elezioni amministrative per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale a Canicattì e già c'è fibrillazione. Oggi si presenta questo simbolo, Uniti per Canicattì. Uniti per Canicattì. Nel periodo in cui si viviamo in un periodo di emergenza, di difficoltà, di povertà, quale risorsa se non l'unione? Canicattì ha bisogno di essere unita. E allora noi ci rivolgiamo alle forze produttive, all'artigianato, ai professionisti, affinché uniti questa città che oggi vive in una situazione drammatica possa rinascere. Ecco, uniti per Canicattì. Professore Natale, quali sono i punti programmatici, quelli magari più salienti? Ma i punti più salienti sono rappresentati nel simbolo. Anzitutto alcune persone che rappresentano il tricolore. Canicattì ha perduto la propria identità. Quando parliamo di Canicattì, di chi parliamo? Di che cosa parliamo? E allora noi come movimento vogliamo far rinascere l'identità del canicattinese. Altro punto presente nel nostro programma è fare di Canicattì una città europea. Far superare Canicattì dalla fase di provincialismo in cui si trova. È soltanto in una dimensione europea che guarda l'Europa dal punto di vista commerciale, finanziario, industriale, artigianale, dal punto di vista agricolo, allora potrà rinascere questa città e rinascendo Canicattì anche i comuni d'intorno a Canicattì. Infatti noi abbiamo nel nostro simbolo l'Uva Italia, che rappresenta il periodo più splendido del Novecento a Canicattì, quando tramite l'Uva Italia Canicattì ebbe le sue banche, ebbe una grande produzione agricola, ci fu un grande benessere. In virtù della presentazione del simbolo non è escluso ovviamente che presenterete qualche lista. Mi sembra ovvio, perché le idee hanno bisogno delle persone per poter camminare, altrimenti diventa un fatto soltanto letterario. Stiamo lavorando per una lista di qualità per poterci spendere sui problemi della città. Uno dei primissimi problemi che noi porteremo dinanzi alla cittadinanza è un ospedale, una sanità di livello, con reparti di eccellenza. E lotteremo per poter avere la rianimazione qui a Canicattì. Abbiamo tutto, perché la rianimazione non parte. Ed è importante come salvavita, e questo lo dico dal punto di vista bioetico. Senza una rianimazione la vita dei cittadini, ecco, può essere messa a grave rischio. Poi lavoreremo per avere un reparto di rianimazione secondo la qualità dell'ospedale. Il CEFPAS di Caltanissetta ospiterà martedì prossimo 16 febbraio alle 10 la conferenza stampa di presentazione del CEMEDIS, Centro Mediterraneo di Simulazione in Medicina. In inaugurazione saranno presenti il dottor Angelo Lomaglio, direttore del CEFPAS, il dottor Pier Sergio Caltabiano, direttore della formazione dello stesso centro, e il dottor Salvatore Enrico Giambelluca, responsabile didattico scientifico del CEMEDIS.
Una guida autorevole e competente. Il vice capogruppo all'Asta del Nuovo Centrodestra Vincenzo Fontana esprime soddisfazione per la nomina di Bernardo Campa, attuale funzionario del Dipartimento delle Autonomie Locali, a commissario straordinario del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Si tratta di una persona capace e determinata, afferma l'onorevole Fontana, che sicuramente saprà lavorare per tutta la durata dell'incarico, la cui scadenza è semestrale, per porre in essere tutti quegli strumenti necessari per garantire una gestione ordinata ed efficace dell'intera area archeologica, finalizzata ad una migliore valorizzazione e fruizione di questo immenso e straordinario sito riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Sviluppare l'educazione ai media e le competenze tecnologiche. Questo è il tema di un seminario tenutosi ieri pomeriggio presso l'Istituto Comprensivo Enrico Mattei, di cui è dirigente la professoressa Agata Gueli, il relatore, il sociologo Francesco Pira, docente di comunicazione all'Università degli Studi di Messina, che dovremmo vedere insieme nella foto, che ha coordinato sul tema numerose ricerche e firmato diverse pubblicazioni. Lo scorso anno il professor Pira aveva incontrato tutti i docenti dell'Istituto. Quest'anno, oltre agli insegnanti, ha incontrato i genitori. Già lo scorso anno, afferma il dirigente scolastico Agata Gueli, che è stata vedendo la foto proprio con il professore Pira, abbiamo inserito un'attività nell'ambito del piano di formazione e aggiornamento dei docenti previsto per l'anno scolastico 2014-2015. Nel nuovo anno scolastico 2015-2016, considerato anche il buon risultato del primo incontro, abbiamo voluto coinvolgere i genitori su un tema al centro dell'attenzione del Ministero della Pubblica Istruzione. La Valle dei Templi di Agrigento è stata invasa stamane da musica, canti, colori e dall'allegro vociare di centinaia di ragazzi. Come è ormai tradizione, infatti, i gruppi internazionali partecipanti al Festival del Folklore, i Bambini del Mondo, unitamente ai gruppi agrigentini e agli studenti di diverse scuole della provincia, hanno dato vita alla tradizionale e tanto attesa passeggiata della pace verso la fraternità. Ognuno con la propria lingua, le preghiere della loro religione hanno alzato un unico grido rivolto ai grandi e alla terra affinché il la pace nel mondo. La passeggiata è culminata dinanzi al Tempio della Concordia. Il festival I Bambini del Mondo è organizzato dall'AIFA, Associazione International Folk Agrigento, guidata da Luca Crescenzo, che ha preso il posto del papà Claudio, che dovremmo vedere nella foto, fondatore del festival prematuramente scomparso, a cui è intitolato il premio, che sarà assegnato stasera alle 20.30 durante la serata finale al Museo Archeologico, al gruppo che meglio rappresenta con le danze, la musica, i costumi, le tradizioni, i valori propri del festival. A prendersi il premio i gruppi Artistic Ensemble Cartesia di Tirana, Albania, Dance Ensemble Plamash di Sofia, Bulgaria, Uriduri di Seul, Corea, Mali Gorzuviaki di Gorzov e Vyekloposki, Colonia, e Eralaske di Chelyabinsk, Russia. Per valorizzare l'arancia rossa occorre concentrare l'offerta e rafforzare la filiera, l'ha detto l'assessore regionale dell'agricoltura Antonello Craccolici durante l'incontro sull'agrumicoltura che si è svolto ieri pomeriggio nel Palazzo dell'ESA a Catania. Per Craccolici bisogna rafforzare le organizzazioni dei produttori, rinnovare gli impianti arboree, investire sulla differenziazione delle varietà agrumari, solo così si potrà uscire da una crisi che rischia altrimenti di cancellare una delle eccellenze della Sicilia. Le organizzazioni sindacali del settore acqua-gas, che hanno proclamato la volontà di sciopero nei confronti della Girgenti Acque lo scorso 8 febbraio, motivata dagli ingiustificati ritardi nel pagamento degli stipendi ai lavoratori, dalla mancata concessione delle ferie, dal mancato pagamento della quota salariale una tantum, dall'articolazione dell'orario di lavoro e mancata concessione dei riposi compensativi e il persistere di un clima intimidatorio nei confronti delle maestranze, ribadiscono quanto sopra lamentato e dimostreranno nella sede istituzionale preposta al raffreddamento previsto dalla legge, ovvero la prefettura di Agrigento, quanto asserito con dati e documentazione idonea. Le organizzazioni sindacali Filcem, CGL, FEMCA, CISDRE e WILTEC WIL non hanno intenzione alcuna di polemizzare, né tantomeno hanno pregiudizi di sorta nei confronti dell'azienda, ribadiscono con forza che il problema di fondo è la sistematica violazione di norme contrattuali, di legge e accordi sottoscritti in ambito aziendale e istituzionale.
Il Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale, Istituto di Agrigento, organizza in collaborazione con Altra Psicologia www.altrapsicologia.it un incontro informativo a seguito delle paure dettate dalla mancanza di conoscenza e chiarezza sulla teoria gender. L'incontro si terrà sabato 27 febbraio dalle 9.30 alle 13 presso il Centro di Via Dante ad Agrigento. Relatori il sociologo professor Francesco Pira, docente di comunicazione all'Università di Messina, e gli psicologi e psicoterapeuti di Altra Psicologia, il dottor Angelo Barretta e la dottoressa Gaetana D'Agostino, che dovremmo vedere nella foto, eccola qua. A moderare sarà la dottoressa Arianna Tornambè, psicologo-psicoterapeuta dell'Istituto SIF di Agrigento. Le confermano diverse ricerche scientifiche, ma soprattutto le candeline a tre cifre sulle quali soffiare. I Monti Sicani sono tra i luoghi in cui la speranza di vita è più lunga e la signora Francesca Lumione batte il record bivonese festeggiando, pensate un po', il suo 105esimo compleanno. 105 anni e non sentirli non è solo un modo di dire. La zia Cicilia, così la conoscono a Bivona, comune in provincia di Agrigento, è la più anziana tra i bivonesi, passa le sue giornate in compagnia dei familiari, circondata dall'affetto di 7 nipoti, 8 pronipoti, e tra un telegiornale e l'altro snocciola la coroncina del rosario, pregando moltissimo. Fino a pochi anni fa dedicava un'ora del suo tempo delle passeggiate tra le viuzze antistanti la casa d'abitazione. Ultimamente ha perso un po' di sicurezza in se stessa e preferisce rimanere a casa. Testimonianza vivente della storia di un paese e custode di saperi antichi e autentici che trasmette ai nipoti dei racconti del passato, ai metodi tradizionali per la realizzazione delle tagliatelle fatte in casa o le conserve di pomodoro e pesche. Sin dal giorno della sua nascita, l'11 febbraio del 1911, ha sempre trascorso la sua vita a Bivona, lavorando come contadina nei campi di famiglia, una donna determinata che si è sempre rimboccata le maniche, superando lo stereotipo che in quegli anni inquadrava la donna in casa dietro ai fornelli. Per conseguire l'idoneità professionale e per accedere alla professione di autotrasportatore su strada di merci per conto terzi, gli interessati hanno tempo fino al 30 marzo prossimo per presentare le domande di partecipazione alla sessione di esame. Il 30 marzo è il termine ultimo per presentare le domande al fine di partecipare alla nuova sessione di esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto terzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. Il bando di partecipazione è già disponibile nella home page, nella sezione primo piano del sito del Libero Consorzio Comunale di Agrigento www.provincia.agrigento.it. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale i soggetti in possesso alla data del 30 marzo di quest'anno dei seguenti requisiti: avere la maggiore età, non essere interdetti giudizialmente, non essere inabilitati, essere in possesso di un titolo di studio di istruzione superiore di secondo grado a seguito di corso di durata triennale, quadriennale o quinquennale, ovvero di aver assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione di secondo grado o di preparazione all'esame presso un organismo appositamente autorizzato. Inoltre i candidati devono avere la residenza anagrafica in provincia di Agrigento in quelle che hanno stipulato con l'ente apposita convenzione, ovvero essere iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Non sono ammessi i candidati che abbiano nel territorio della provincia di Agrigento il solo domicilio. Al cittadino comunitario ed extracomunitario che intende conseguire l'abilitazione è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno ed essere comunque residente nel territorio della provincia di Agrigento. Alla domanda di ammissione all'esame, tratta in bollo da 16 euro sulla base dello schema legato al bando, dovrà essere prodotta la seguente documentazione: attestazione del versamento di 100 euro, che in nessun caso verrà rimborsato, effettuato sul conto corrente postale numero 11880929, intestato al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ex provincia regionale, servizio tesoreria, indicando la seguente causale: delitti di segreteria per esame di unità autotrasportatore merci, prima sessione 2016, dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti dal bando e fotocopia di un documento di identità o riconoscimento in corso di validità del richiedente.
Coloro che supereranno gli esami potranno svolgere la professione di autotrasportatore di merci su strada in Italia e su tutto il territorio dell'Unione Europea. Due le prove scritte previste da svolgersi in un unico giorno, per una durata massima per ogni prova di 2 ore. La prima prova scritta consiste nella compilazione di una scheda quiz di 60 domande con risposta scelta fra 4 risposte predefinite, di cui solamente una corretta. La seconda prova scritta consiste in un'esercitazione su un caso pratico che prevede la soluzione di un problema a risposta aperta, articolato in 4 domande e contenente elementi relativi all'ambito nazionale e internazionale. Per qualsiasi altra informazione in merito agli esami, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici del settore turismo, attività produttive e trasporti, ufficio terzo, autotrasporti presso terzi e marketing, sito in via Crispi 46 ad Agrigento, telefono 0922 593134 oppure al fax 0922 593133. Ho già chiesto alla Presidente Daniela Catalano di convocare una seduta straordinaria aperta di Aula Sollano da dedicare alla vicenda Cupa. Il Presidente della Commissione Pubblica Istruzione del Comune di Agrigento, Pasquale Spataro, prosegue il suo costante impegno a favore del mantenimento in vita del consorzio universitario della provincia di Agrigento. Si tratta di una partita delicata nel cui tempo gioca un ruolo fondamentale, osserva Spataro del gruppo Uniti per la Città, ragione per cui bisogna fare in fretta, magari prima che sia troppo tardi, dal momento che pendono all'ordine del giorno dell'Assemblea del Cupa richiesta di recesso dell'ex provincia e della Camera di Commercio, due dei 3 soci fondatori. Appena ieri la quinta commissione, che ho l'onore di guidare, si è riunita in trasferta, aggiunge Spataro. Abbiamo ascoltato con grande attenzione le criticità di natura finanziaria che attanagliano il consorzio. Ce le ha riferite direttamente la professoressa Immordino, alla quale va riconosciuto il lavoro e l'impegno fin qui profuso per garantire al territorio agrigentino, sfidando le emergenze, un'offerta formativa di qualità. Con i fatti bisogna agire, perché le parole e gli appelli, come sempre, lasciano il tempo che trovano. Per quanto mi riguarda, assicura Spataro, mi sono subito mosso e continuo a tenere alto il livello di guardia. Ieri mattina il sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo ha scritto una lettera al primo cittadino di Sanremo, Alberto Biancheri, manifestandogli l'indignazione della comunità nissena in merito alla clamorosa vicenda accaduta giovedì durante la terza serata del 66° Festival della Canzone Italiana, che ha visto come protagonista la giovane cantautrice Emanuela Paruzzo, in arte Miele, che vedete nella foto. La vicenda, che per il modo in cui è stata gestita sta avendo un clamore mediatico di enormi proporzioni, riguarda il ribaltamento del risultato nella categoria 9 proposte del Festival di Sanremo nella sfida tra la nissena Miele e il toscano Francesco Gabbani. Le scrivo, dice nella lettera a Ruvolo, indirizzata al collega sanremese, in merito all'incresciosa vicenda accaduta al festival della sua città nella serata di giovedì, che ha visto coinvolta la giovane cantante mia concittadina Emanuela Paruzzo, in arte Miele. L'intera comunità nissena, che da poco meno di 2 anni mi onoro di rappresentare, avverte una profonda indignazione rispetto all'incredibile errore commesso dall'organizzazione RAI del Festival di Sanremo, errore che mina la fiducia rispetto alle procedure e ai controlli del più importante evento musicale nazionale, nonché della stessa RAI, travolta da un clamore mediatico negativo. E intanto la nissena Miele non è stata riammessa alla finale delle 9 proposte del Festival di Sanremo, come aveva chiesto a seguito del ribaltamento del primo verdetto a lei favorevole. La decisione è stata presa dalla RAI 1 e dalla direzione artistica del Festival di Sanremo, dopo aver preso in esame la richiesta di Miele e aver verificato che il regolamento del Festival non può essere modificato per casi del genere. La direzione di RAI 1 e quella artistica del Festival di Sanremo dunque sono riunite per prendere in esame la richiesta della cantante Miele di essere ammessa alla finale delle 9 proposte in aggiunta ai 4 finalisti, in seguito alla ripetizione del voto in sala stampa resasi necessaria a causa di un inconveniente tecnico. Dopo attenta analisi è emerso che il regolamento del festival non può essere modificato. Sulla vicenda è intervenuto il Codacons, commentando la decisione della RAI di non riammettere in gara la cantante. L'ultima parola sul pasticcio del voto durante la gara delle giovani proposte spetta all'autorità per le comunicazioni, cui abbiamo inviato un esposto. Abbiamo chiesto alla GCOM di aprire un'indagine per far luce sulla vicenda e verificare eventuali violazioni dei regolamenti e delle norme vigenti, spiega il Presidente Carlo Rienzi. L'ultima parola sull'episodio spetta quindi all'autorità. Dopo ciò che è avvenuto l'altra sera e il caos che ne è scaturito, riteniamo doveroso da parte della RAI restituire agli utenti i soldi spesi per il televoto relativo alle giovani proposte che si sono esibite. Intanto, ieri sera, ad aprire il Festival di Sanremo, chiamiamolo come consolazione, conduttore Conti ha dato la possibilità alla cantante nissena di potersi esibire. Una consolazione, ma pur sempre. Questo si tratta.
Anna Salsetta è tra i 14 finalisti del Sanremo Music Awards. La giovane cantante di Gela si esibirà questa sera all'Hotel Marriott di Monte Carlo, dove saranno presenti diverse televisioni provenienti da tutto il mondo e 45 radio italiane. Anna Salsetta ha superato la selezione due giorni fa al Palafiori di Sanremo con il brano One and Only di Adele. È l'unica siciliana in gara con concorrenti provenienti da ogni parte del mondo. Sono felice e soddisfatta, sono le sue prime parole. Adesso spero di trasmettere le mie emozioni nella prova di stasera. Una notizia di sport, basket: il playmaker Alessandro Piazza ha riportato un infortunio alla coscia sinistra a seguito di uno scontro avvenuto durante l'allenamento di ieri. A dare notizia la società della Fortitudo Moncada Agrigento. Nelle prossime ore le condizioni del giocatore saranno tenute sotto osservazione, anche se al momento è da ritenersi in dubbio per la gara contro l'Assigeco Casal Pusterlengo, che si terrà domani alle 20 al Pala Moncada. Siamo in chiusura, una comunicazione di carattere sociale, a Canicattina Farmacia, che garantirà il turno di apertura per la giornata di oggi, sabato 13 febbraio, fino a domani mattina, domenica 14, alle 8.30, antica farmacia di Pantano 7, sita in via Rivatino, con recapito telefonico 0922 85 10 84. Per domani, invece, domenica 14, fino a lunedì mattina 15, alle 8.30, a garantire il turno di apertura, sarà quella di Pantano Rappa, dell'autoressa Rappa Fulvia, sita in via De Gasperi, con recapito telefonico 0922 85 11 12. Il nostro telegiornale ha così termine. Grazie per essere stati con noi, per aver preferito l'informazione di Teleradio Canicattina. Appuntamento ai prossimi telegiornali. Buon proseguimento con i nostri programmi, soprattutto un buon fine e sereno weekend.